Trovo che sia interessante questo evento organizzato da Marco De Logu perché permette finalmente alla fotografia di uscire da una forma autoreferenziale e invece dà la possibilità alla fotografia di aprirsi ad altri linguaggi attraverso questo dialogo aperto con figure straordinarie come Giorgio Agamben, come Columbo, come Albinati, dando lo stimolo di lavorare in una maniera con un'apertura mentale e con una diretta, con un diretto rapporto con le parole che andranno ad ascoltare e a fornire al loro immaginare, alla loro immaginazione degli elementi validissimi per poter formalizzare un progetto. In generale, parlando di questi luoghi di reclusione, una delle sfide maggiori che presentano alla rappresentazione dovuta al fatto che è molto, ma molto difficile renderne la totalità. In generale direi che il carcere è il luogo invece della parzialità, della visione, della parola, quindi tu non coglierai mai l'interezza di una persona o di una figura o di un paesaggio perché avrai sempre una prospettiva molto limitata, quindi da un certo punto di vista è proprio l'irrappresentabile. La Sinara, sinonimo di luogo isolato, di luogo destinato alla reclusione, ma al tempo stesso di questo violentissimo contrasto tra questa bellezza naturale estrema, estremamente violenta, mentre l'elemento naturale che uno immagina come elemento di sollievo, di pacificazione, di riconciliazione, di idillio con la natura, qua è altrettanto contrastato, quindi è un luogo di doppia, insomma, che ha questa doppia valenza di violenta, ecco, userei il termine proprio di violenza, quanto può essere violenta la bellezza stessa.